alla stampa. Buonasera a tutti, ci troviamo a Reggio Calabria, salutiamo gli amici di Facebook che sappiamo numerosissimi ci seguiranno. E salutiamo la città di Reggio che oggi incontra per la prima volta il popolo della famiglia, ma gli esponenti, i fondatori del popolo della famiglia in realtà sono noti alla città perché il nostro segretario Gianfranco Amato ha avuto l'onore di essere ospitato a Reggio Calabria in diverse occasioni, l'ultima delle quali addirittura in cattedrale per tenere un convegno sul gender. Quindi la città già conosce l'impegno degli esponenti del popolo e della famiglia in una fase però pre-politica, diciamo così, nella fase dell'associazionismo. Allora, io sono Giovanna Arminio, sono candidata capolista al Senato nel Collegio della Sicilia Orientale. Sono candidata a capolista al Senato nel collegio Trentino Alto Adige. Adesso so che qualcuno comincia a ridere, però c'è una ragione dietro queste candidature. E sono candidata in Calabria, perché io in realtà sono di Reggio Calabria, per dare una mano ad Angela Ciconte, che invece è la candidata a capolista al Senato. Angela Ciconte di origini calabresi, come molti calabresi sappiamo che spesso siamo costretti ad emigrare o i nostri genitori sono stati costretti ad emigrare, però siccome a volte ritorniamo, nel nostro caso siamo tornati in due. E quindi una nota che ci tengo sempre però a dire a proposito di Angela, che lei ha dato vita in realtà al popolo della famiglia in tutta la Calabria, perché lei si è trovata in Calabria per assistere la mamma, che poi è deceduta durante questa campagna elettorale, e questa è stata però l'occasione per lei di dare via e dare vita al popolo della famiglia. Io sto dando una mano a Reggio Calabria, che appunto è la mia città d'origine, ma pur essendo io stata fuori è la città nella quale ho mantenuto sempre inalterati i legami e i rapporti. Però lei ha creato poi materialmente, ha unito le persone, soprattutto nella zona di Cosenza, di Catanzaro, di Crotone, dove insieme stiamo conducendo la campagna elettorale. Io sono stata la prima eletta nel popolo della famiglia perché alle amministrative del 2016 vivevo a Bolzano, dove ho vissuto fino a 6 mesi fa, e quindi lì siamo stati pionieri, perché il popolo della famiglia ha avuto il primo risultato visibile all'interno delle istituzioni con una calabrese, il consiglio circoscrizionale a Bolzano, che è una roba fantastica da raccontarsi. La città ha risposto benissimo nel 2016 e sta rispondendo alla grande a queste politiche, perché il gruppo che io ho lasciato adesso cammina sulle sue gambe. La Calabria e per certi aspetti la Sicilia, dove adesso mi trovo a vivere, sono le terre che in qualche modo stiamo cercando di sollecitare, no? Non è difficile perché, ripeto, già Maria Di Nolfi e Gianfranco Amato sono conosciuti sia sul territorio siciliano sia su quello calabrese, però quello che forse va un pochino più approfondito è il passaggio, cioè cosa ha portato due persone, tre insieme a Nicola Di Matteo, il coordinatore nazionale, a un certo punto a lasciare l'esperienza dell'associazionismo e lanciarsi in politica. E qui, per chi ha seguito le vicende, il passaggio è stato naturale. Non è stato un passaggio traumatico, è stato un passaggio naturale, perché semplicemente noi siamo quelli del Family Day, dell'ultimo Family Day. Molti di noi erano presenti, io ero presente, Angela, tu non c'eri, tu eri in televisione, quindi il milione al milione che era presente, al Circo Massimo, diciamo che dietro ce n'era tutto un'altra, un altro, almeno diciamo un altro milione, no? C'era tutta un'altra serie di persone che per un motivo o per l'altro non hanno potuto partecipare. Cosa si chiedeva al Family Day? Che poi è semplicemente questa roba qua, una marea umana di famiglie che a un certo punto hanno risposto a un appello. L'appello era quello di fermare la legge sulle unioni civili. Sgombriamo subito il campo, non si voleva fermare la legge sulle unioni civili perché ce l'abbiamo con gli omosessuali, non ci piacciono le unioni dello stesso sesso. Il punto non era questo, il punto semplicemente in soldoni era che Maria Di Nolfi, Gianfranco Amato e gli altri del Comitato Difendiamo i Nostri Figli si erano
rendersi conto che dietro quella legge, che è una legge ideologica, c'era molto di più. C'era l'attribuzione di tutta una serie di presunti diritti che toglievano diritti veri ad altri, in particolare ai bambini. Quando Maria Di Nolfi scrisse il libro Voglio la mamma, circa, credo, 5 anni fa, adesso non ricordo esattamente quando, lui ebbe un'intuizione, fu un profeta da questo punto di vista, cioè capì che dietro la legge sulle unioni civili c'era annidato lo sdoganamento dell'utero in affitto. Semplicemente perché due persone dello stesso sesso, se uomini o se donne, non procreano, e quindi per accedere alla maternità o alla paternità devono ricorrere al mercato dei bambini. L'utero in affitto è un mercato, è un mercato sia economico, perché viene fatto all'interno di cliniche dove si pagano migliaia di dollari negli Stati Uniti, ma anche in parti del mondo come l'India o altre povere, in cui le donne si ovviamente prestano dietro pagamento il loro utero. E quindi dietro questa intuizione di Maria Di Nolfi e di altri membri del comitato Difendiamo i nostri figli, quel giorno si andò a Roma per dire no, l'approvazione della legge sulle unioni civili crea, non è solo un attacco alla famiglia, ma è un attacco ai bambini, anche alla vita nascente. Perché alla vita nascente? Perché l'utero in affitto interviene nel concepire proprio una vita, no? Nel concepimento di una vita che diventa poi oggetto di contratto di maternità surrogata. Sono proprio dei contratti, dove il bambino è un elemento del contratto. Quindi chi è un giurista sa benissimo che dal punto di vista tecnico si diventa cosa a tutti gli effetti. Quel giorno lì, tra queste persone, c'erano degli uomini politici di destra, di centrodestra, alcuni cattolici, che dopo aver battuto le mani approvarono la legge sulle unioni civili. E quindi si è capito in quel momento una cosa, guardate, veramente banale, e cioè che quel popolo non aveva una rappresentanza politica, era orfano di parlamentari. Quelli che c'erano, pochi veramente coerenti, erano troppo pochi ed erano sparpagliati nei vari movimenti, perché non avevano né voce né forza, perché da solo ovviamente sei più debole, ti diluisci, no? In un contesto in cui tutti la pensano diversamente da te. Alcuni, anche dichiaratamente cattolici, invece ritenevano, una volta giunti in Parlamento, di dover approvare tutto ciò indipendentemente dal fatto che questo fosse in contrasto con la propria fede. Allora Maria Di Nolfi e Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo decidono, preso atto della ininfluenza che quel milione di persone avevano agli occhi di quella politica, di fondare un movimento. E questo è successo, la storia è questa, e questa storia vi dice anche il motivo per il quale noi non abbiamo accettato di fare alleanze, quindi corriamo per il 3% da soli. Non è né un atto di vanità né un atto di pazzia, è sempre legato a questo ragionamento che ho appena fatto, no? È semplice, qualsiasi partito politico in questo momento sui temi etici è laicista, chi più chi meno. Nessun movimento attualmente in corsa è convintamente antiabortista, e già questo è un elemento che fa da spartiacque, perché il nostro movimento, che si rivolge principalmente al mondo cattolico, ma si rivolge a tutti i cristiani, e quindi perché l'ispirazione del movimento è cristiana, ma è ovvio che vuole rappresentare un appello ai cattolici, cioè vuole dare ai cattolici la possibilità di trovare una casa nella quale esprimersi. E considerando la grande tradizione del mondo cattolico, io credo che non ci sia nulla di scandaloso in questo. Mi meraviglio che molti si stupiscano del motivo per cui si sente l'esigenza di un movimento politico che richiami i cattolici ad essere attivi in politica. I cattolici sono sempre stati in politica. Possiamo riportare, noi lo facciamo spesso, l'appello che fece Don Sturzo del 1912, quando si appellò agli uomini forti e liberi. Quell'appello è attuale ed era un appello a tutti gli uomini, ma ovviamente il richiamo ai cattolici è forte.
È ovvio che il cattolico non parla solo al cattolico, non ci mancherebbe altro. La vocazione del cattolico, del cristiano, è quella di parlare a tutti, e quindi il popolo della famiglia parla semplicemente a tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà, che però devono avere chiaro che sui temi etici non si transige. Quindi lo scopo, il nostro obiettivo è, con questo 3%, portare una manciata di parlamentari, che indicativamente col 3% sarebbero intorno a 15-16, che possono fare l'ago della bilancia in un ipotetico governo e che sui temi etici semplicemente battono il pugno e dicono no, questa cosa non passa. Noi stiamo andando in giro per l'Italia a raccogliere consenso intorno a questo. Sembra una cosa, per me è diventato ormai banale dire queste cose, però evidentemente tanto banale non è, perché quotidianamente ci scontriamo e ci incontriamo con quelli che simpaticamente definiamo i cattoconfusi, cioè cattolici favorevoli all'aborto, cattolici favorevoli all'eutanasia, cattolici favorevoli alle unioni civili, ai quali ancora non è chiaro che opporsi a determinate leggi, che sono leggi ideologiche, non è solo dovere del cattolico, è dovere del cittadino che di fronte a una legge sbagliata deve individuare i motivi per i quali quella legge è sbagliata e vi si deve opporre. Oggi Grasso ha detto che tra i suoi primi provvedimenti ci sarà, cioè ha promesso l'adozione alle coppie omosessuali. Figurati. Hanno promesso la legalizzazione della droga, e questo a sinistra. A destra abbiamo la Lega con Salvini, che al Sole 24 Ore dichiara che il primo provvedimento urgente che il governo dovrà prendere, ora sull'urgenza c'è tutto da, è tutto da discutere, è per lui, è la legalizzazione della prostituzione, perché le prostitute devono avere una partita IVA e lavorare. Allora, di fronte a queste dichiarazioni, io che non sono nessuno e non sono qui per dare patenti di cattolicità a Tizio o a Caio, perché nessuno di noi può dare patenti di cattolicità, sento però il dovere di dire che un cattolico, prima di esprimere un voto, dovrebbe quantomeno leggere i programmi ed interrogarsi se certi movimenti sono coerenti rispetto ad una professione di fede minima. Cioè, qui stiamo parlando del minimo sindacale che viene chiesto a un cattolico, non stiamo parlando di chissà quali richieste che stanno fuori dal mondo. Allora, il minimo sindacale è che la tutela della vita per noi cattolici, ma ripeto, per gli uomini di buona volontà, dovrebbe essere da tutelare sin dal concepimento fino alla sua morte naturale. E vedete, perché non è un fatto di cattolici? Io a volte sono rimproverato ogni tanto da qualche amico cattolico perché mi dice che sono troppo tecnica e a volte sono un poco cattolico, perché noi ci divertiamo poi anche a riprenderci l'uno con l'altro. Perché, ripeto, per essere contrari all'aborto, per essere contrari all'eutanasia, basta leggere un libro di diritto privato, ma leggerlo bene però. Perché il libro di diritto privato, tra le sue, nelle prime pagine, fa una bella distinzione, dice quali sono i beni disponibili e i beni indisponibili. Adesso se qui non c'è neanche uno studente di giurisprudenza, neanche un avvocato, ma io vi faccio una domanda, sono sicuro che voi individuerete subito la risposta. Qual è un bene indisponibile? Il bene indisponibile per eccellenza è la vita. Non bisogna essere avvocati per capire queste cose, non bisogna neanche essere cattolici, basta aprire un libro di diritto privato. Da questo principio ovviamente ne vengono a seguire altri. Quali sono questi principi? Che la vita non si può sopprimere neanche al consenziente. Il nostro ordinamento prevede l'omicidio del consenziente. Perché? Perché non è un bene disponibile. Non puoi aiutare a morire neanche chi te lo chiede. Un amico un giorno mi disse, durante un convegno così: se io vedo qualcuno che si sta buttando dalla finestra, qual è il primo istinto che mi viene? Salvarlo. Avete mai visto qualcuno che di fronte a una persona che si vuole ammazzare lo butta giù? No. Qui aggiungo un elemento, perché so che sono temi difficili e so che le domande che rivolgono a noi sono spinose, insidiose.
quando finché le leggi non venivano fatte in modo ideologico, per pochi, legge sulle unioni civili riguarda 5.000 persone. Sapete quante famiglie ci sono in Italia? Quante siamo? 25 milioni. Ok? Quando una legge ideologica? Quando viene fatta a favore di pochi? Perché quei pochi, per riuscire ad ottenere una legge in Parlamento, significa che sono spalleggiati, e bene anche. Ok? Quei molti, tutti gli altri, invece, non si rifila nessuno. È una specie di dittatura della minoranza, per intenderci, no? Allora, noi vogliamo ristabilire questo equilibrio, vogliamo ristabilire una verità che nell'ordine delle cose, che nella realtà di tutti i giorni, non ci stiamo battendo per cose straordinarie, ci stiamo battendo per cose che sono diventate straordinarie. Vorrei che fosse chiaro questo. Siamo intrisi in una specie di brodo, è un brodo culturale malato, si chiama laicismo, tutto viene considerato lecito e permesso, non ci si pone più neanche il dubbio se quello che io faccio può ledere qualcun altro. E siamo talmente tanto abituati a questo, siamo talmente tanto abituati all'individualismo, che ci siamo fatti infinocchiare talmente bene che non ci siamo accorti che la legge sull'eutanasia è stata costruita a tavolino. Si è preso un caso famoso, lo si è spiattellato in TV per mesi, finché l'opinione pubblica non si è assuefatta alla convinzione che quel caso pietoso dovesse diventare regola per tutti, parlo di DJ Fabo, no? Certo. Allora capite bene che quando una legge non parte più dai casi generali per arrivare ai particolari, ma fa la cosa esattamente contraria, parte dal caso singolo, estremo, per legiferare a favore di tutti gli altri c'è qualcosa che non funziona. Il popolo della famiglia è nato per questo. Non ci sono altri scopi, nessuno ha fondato un movimento di tipo personalista, qui permettetemi anche una riflessione sui fondatori, Mario Adinolfi, Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo, che facevano parte del comitato che ha dato vita a tutto questo e che coraggiosamente sono usciti, se avessero voluto fare politica si sarebbero infilati, come hanno fatto altri di quello stesso comitato, in partiti esistenti. Perché fondare un movimento, prendere gente e portarla in politica, cosa che io non ho mai fatto nella mia vita, è una cosa faticosissima. Eravamo una manciata di persone, quando siamo partiti io e Angela eravamo effettivamente all'inizio, ognuno in una regione aveva un referente, no? Eravamo proprio pochi. Oggi siamo radicati in tutta Italia e lo dicono i numeri. Questa legge ci obbligava alla raccolta delle firme, quelle che la Bonino non è riuscita a raccogliere ed è stata salvata da Tabacci, perché sapete che la Bonino, una delle più grandi abortiste d'Italia, si può presentare alle prossime politiche perché un cattolico, Tabacci, gli ha regalato il simbolo. Lo sapete questo? Sì, sì, certo. A noi nessuno regala niente, noi siamo andati a raccogliere le firme, noi dovevamo raccogliere 25.000, ne abbiamo raccolte 43.500 e avevamo poco tempo, ci siamo dovuti fermare, se avessimo avuto altre due settimane, ma anche una sola settimana, non lo so quanto saremmo arrivati. Mia madre è morta proprio in quella settimana. E in quella settimana, soprattutto in Calabria, abbiamo lavorato ai limiti veramente del disumano. Quindi io... perché sono fiduciosa su alcune regioni in particolare che sono partite tardi, ma che secondo me risponderanno? Perché noi già i segni li abbiamo visti. Noi siamo riusciti in Calabria a raccogliere le firme che sono state raccolte in regioni dove lavoravamo da un anno, da due anni. In Calabria siamo nati il 24 dicembre, cioè da un mese e mezzo che siamo, e devo proprio dire che la Calabria è allineatissima col resto d'Italia, veramente c'è un bellissimo fermento, una bellissima squadra di candidati, e sono proprio orgogliosa del lavoro che si sta svolgendo in Calabria. E
soprattutto, se ti lascio finire, le persone comunque stanno veramente capendo e stanno seguendo con molto interesse il movimento e stanno cercando proprio di approfondire le tematiche, perché comunque sono sentite nel territorio, perché qui la famiglia è ancora sana e anche il rispetto che si deve ai figli, l'educazione ai figli, quindi qui i valori e la cultura sono ancora fecondi per quello che è il nostro argomento, insomma, che portiamo avanti. Diciamo anche che allora, noi che facciamo la campagna elettorale in tutta Italia, quindi abbiamo ormai il polso un po' ovviamente dell'Italia, da regione a regione ci sono delle differenze enormi. Fare la campagna elettorale a Bolzano, per la Regione Calabria, per la Sicilia, sono delle esperienze che consiglio. O a Torino. Però, allora, ogni realtà ha la sua specificità, ha le sue difficoltà. Onestamente, perché io e Angela siamo un po' le spine nel fianco, perché siamo quelle che diciamo le cose un po' brutalmente. Sarà che siamo calabresi. Siamo un po' citelle. Diciamo la verità, perché siamo un po' le spariamo le cose, a me piace dire le cose in faccia. Allora, in alcune regioni, in Calabria qualcuno potrebbe dire, ma perché non vi siete svegliati prima? La domanda è legittima. Io in realtà ho provato a trovare delle persone che potessero prendere in mano il movimento, però prendere in mano il movimento popolo della famiglia, ragazzi, non è come... Ma non è un atto, non è un vanto questo, perché ha le sue difficoltà, non è come prendere qualsiasi altro movimento. Non regaliamo niente, non diamo posti, ci autofinanziamo, cioè è una roba. Allora, uno deve essere un autolesionista per fare una roba del genere, o ci deve credere talmente tanto che va avanti come un treno. Non dimentichiamo che attaccano da tutti i fronti, ma da tutti, quindi. E purtroppo la mia esperienza degli approcci che ho avuto, in particolare a Reggio, ma anche in altre parti della Calabria, per provare a fare partire dei gruppi, non mi hanno convinta. Allora, non convincendoci, abbiamo ritenuto di dover rimanere un po' congelati, perché non si può consegnare la crescita di un gruppo a chi non ha l'intenzione, lo spirito di servizio, perché ciò che accomuna questo movimento è lo spirito di servizio. E tutti noi candidati lo facciamo con un'incognita grande davanti, nessuno ci sta assicurando niente, è soltanto un costo umano, economico, che però ha un ritorno pazzesco, che è quello, ripeto, in una città dove siamo partiti da 3 settimane, cioè a Reggio siamo partiti veramente tardi, oggi siamo un gruppo, ma qui c'è un gruppo di poche persone operative, però devo dire molto valide, di qualità, che ci stanno dando una mano enorme. Fare politica in una terra come questa, ma dico anche come la Sicilia, anche un po' come tutto il sud, significa, con un movimento così, essere un segno di rottura. Quindi noi non siamo appetibili, non ci viene a regalare il pacchetto di voti nessuno, ma questo è un bene, perché i voti che avremo saranno voti di gente pulita che crede veramente nel movimento, in quello che proponiamo. Siamo un movimento che rompe e che non vuole avere nulla a che fare con i poteri forti, occulti o palesi che siano. Chiamiamo le cose col loro nome, massoneria, mafia, stanno fuori, non ci interessano quei voti lì, questo lo diciamo chiaro a tutti i convegni, e che sia chiaro e forte, l'obiettivo del popolo e della famiglia è quello, combattere sui temi etici, rimettere al centro della politica la famiglia, proporre un programma che cercherà di combattere la piaga di questi anni, la denatalità. Allora, quando siamo partiti col popolo della famiglia, ci hanno accusato di essere un partito monotematico, la prima cosa, ma la famiglia, quindi parlate solo di famiglia, dove volete andare? Non si erano resi conto che qualunque proposta tu fai deve passare attraverso le famiglie, sempre per quella fesseria che dicevamo prima, che siamo 25 milioni, non 5.000 delle unioni civili, ok? Siamo 25 milioni. Allora, cosa propone il popolo della famiglia per contrastare la denatalità? Ogni anno nascono 180.000 bambini in meno. I decessi superano le nascite, quindi c'è un saldo negativo costante.
siamo demograficamente destinati all'estinzione e ogni anno, vi prego di leggere questo dato per quello che è, cioè un dato numerico di cui Maria di Norti parla nel suo libro e che dovete leggere come dato, vengono concesse per esempio 200.000 cittadinanze a cittadini stranieri. Di fronte a un dato del genere, in cui nascono meno bambini, vengono concesse cittadinanze a stranieri, le famiglie non si formano, capite bene che o si interviene sui nati, su chi dovrà nascere, oppure andiamo tutti a casa perché siamo matematicamente estinti. Ma questo è un dato matematico, non è né un'opinione personale, e sono i dati Istat che dicono questo, solo che i dati vanno anche letti e interpretati, non vanno tenuti lì, numerini, li teniamo lì nel cassetto. Allora, se cominciamo a fare un discorso, se cerchiamo di interpretare un po' i dati, capite che la situazione è allarmante. Perché si è arrivati a non fare più figli? Non è per la crisi, non è, quelle sono fesserie, lo dice sempre Mario, il picco di nascite fu nel dopoguerra, più fame di così, perché, ora diciamola tutta, però che nessuno osi paragonarsi alle donne che facevano figli nel dopoguerra, ne facevano 7-8 nella fame più nera, ok? Quindi se a quei tempi ancora si facevano figli, oggi non si fanno, semplicemente perché la maternità non è più un valore. E che la maternità non è più un valore, qui vedo che ci sono diverse donne, ce l'abbiamo anche noi nel gergo, quando diciamo dove piazzo il bambino, attenzione, io sono un po' dura, sono le parole che dico anche io quando ho 4 figli, dove piazzo i bambini. Ci hanno convinti che i figli li devi piazzare, sistemare, non devono interferire col lavoro, non troppo, devono crescere il prima possibile perché sennò non puoi tornare sul posto di lavoro. Questo è il brodo culturale. Allora, o restituiamo alla maternità il ruolo che ha, cos'è la maternità? È il dono più grande che una donna e un uomo, la maternità per la donna, ma il figlio è ciò che un uomo e la donna di più grande possano fare. Questo è un dato indiscutibile, puoi essere anche il migliore avvocato del mondo, il più grande imprenditore, ma credo che il dono di un figlio non lo mette in discussione nessuno, no? E allora se noi non invertiamo la tendenza e non attribuiamo alla natalità e alla maternità il ruolo che le spetta, non c'è misura economica che tenga, perché vedete, noi nel programma proponiamo il reddito di maternità, invece del reddito di cittadinanza, cioè 1.000 euro a cani e porci, no? Noi puntiamo sulle mamme, puntiamo sulle donne. Allora, chi sceglie tra lavoro e famiglia e decide di curare i figli ha un reddito netto, avrà un reddito netto di 1.000 euro al mese, i fondi già sono stati individuati e poi, se volete, ne parleremo. Perché questo? Per restituire alla donna una libertà di scelta che ha perso, perché l'abbiamo persa, nella nostra mentalità l'abbiamo persa, tutte, e lo so che è doloroso da dire, però è così. Allora, prima ci diciamo le cose e poi forse riusciamo ad invertire la tendenza, ad invertire un po' la rotta. Culturalmente ci dobbiamo riappropriare di questa bellezza, poi se ne parla, perché nel momento in cui i figli arrivano, si può parlare di riforma delle pensioni, perché ragazzi, se non arrivano i figli, nessuno può promettere la riforma delle pensioni, perché se non c'è forza lavoro, quelle pensioni chi le paga? Allora, quando ci domandano, ma voi sulla riforma delle pensioni cosa proponete? Ma cosa vuoi proporre che non c'è più gente che lavora? Cosa vuoi proporre? Allora, realisticamente, o andiamo ad individuare la causa del problema, e la causa del problema è la denatalità, oppure anche qui raccontiamoci 4 fesserie, no? Raccontiamoci 2 storie e amen. Altra proposta, il quoziente familiare, un'altra cosa banale, mi dicono che tutti i governi di centrodestra ce l'avevano nel cassetto questa cosa là, questa cosa qui però è talmente bella che poi nessuno l'ha fatta, perché le cose belle devono rimanere 25 anni nel cassetto. Il quoziente familiare è una cosa semplicissima, si pagano le tasse tenendo conto del numero dei figli a carico. In questo momento dal punto di vista fiscale un single viene trattato come un padre di famiglia, non ci sono
non c'è una grande differenza. Lasciate perdere quelle detrazioni ridicole, quelle baggianate, quei contentini che ci danno l'illusione che ci sia uno Stato che valorizza la famiglia o l'avere i figli. Le famiglie con più figli pagano più tasse, lo dice l'Istat, ok? Cioè non solo non è economicamente conveniente avere figli, ma se tu hai figli quasi quasi vieni punito per il fatto di avere figli. E anche questo è un fatto culturale, perché se voi provate a farvi una vacanza e provate a prenotare una camera in un albergo e dire che avete 4 figli, sapete che non esistono camere più per famiglie numerose, cioè dovete prenotare 2 camere. Cioè non c'è più la cultura della famiglia, c'è la cultura dei single e delle coppie di fatto. Meglio se dello stesso sesso, perché se sei eterosessuale già cominci quasi a diventare politicamente scorretto. Allora ripristiniamo la realtà delle cose. Quando noi parlavamo di famiglia e tutti ci dicevano che erano monotematici, poi si vede che a un certo punto hanno cominciato a capire che gli argomenti nostri erano interessanti. Allora Berlusconi l'altro giorno si è svegliato con 1.000 euro alle mamme, poi però ha detto che le avrebbe date dopo che le mamme andavano in pensione, cioè le nonne, quindi. Non ho capito, il passaggio mi è sfuggito. Poi ci sono stati diversi esponenti politici che si sono svegliati con la fissazione della famiglia. Non so se ci sono le slide subito. Poi si è Gianfranco Amato, eccolo qua. Allora, il Movimento 5 Stelle riconosciamo che la famiglia è una forza del paese, ok? Ma ci fa piacere, nel senso, va bene. La Boschi anche. Sostegno alle famiglie, roba dire la campagna elettorale, ok? Tornare alla famiglia, va bene. Salvini, famiglia e natalità, ok? La Meloni, invertire i dati demografici. Berlusconi, vabbè, meno tasse, più famiglia, però ancora non abbiamo aggiornato il discorso delle 1.000 euro alle nonne, perché è troppo recente, stare dietro a tutte queste cose diventa un po' complicato. Questo per dirvi cosa? Uno, che parlare di famiglia non significa essere monotematici. Due, perché se tutte le politiche, tutte le scelte politiche passano attraverso la famiglia sono più razionali. Perché sono tagliate sulle esigenze nostre e non sulle esigenze di un extraterrestre che viene giù da un altro pianeta. E comunque diffidiamo dalle imitazioni, visto che siamo nati con questo. Cioè, se le ultime 2 settimane tirano fuori la famiglia dal cilindro, poi, vabbè, discorso di 2 minuti. Siamo in campagna elettorale, se io devo convincere una platea a votare per me, perché questo devo fare, non devo mica stare a dire, non lo so, ci siamo detti delle cose belle, votate 5 Stelle, no? Mi pare giusto dire, non solo perché dovete votare noi, chiedere il vostro aiuto per consentire a noi di portare quei 15 pazzi in Parlamento a bloccare queste leggi ideologiche e a restituire dignità alle donne e alla famiglia. Non è solo questo. Insisto nel dire che per chi è cristiano, per chi è cattolico, il nostro programma è interiormente basato, come vedete, sul compendio della dottrina sociale della Chiesa. Questo ci ha attirato qualche antipatia anche nel mondo cattolico, perché sembra che il compendio della dottrina sociale debba essere un bel libro da tenere in libreria, cioè sembra che tu non lo debba aprire. Se provi ad aprirlo e a dire però io mi rifaccio al compendio della dottrina sociale della Chiesa, apri di cielo, non va bene. Allora noi l'abbiamo tolto dalla libreria, sono 300, non mi ricordo se 15 o 65, perché l'ho letto in 3 notti e quindi è stato traumatico come lettura quando mi preparai le amministrative di Bolzano, quindi feci una full immersion. Cos'è il compendio della dottrina sociale della Chiesa? È un insieme di documenti estremamente razionali che parlano di tutto, di lavoro, di economia, di immigrazione, di società. È qualcosa di estremamente pratico, non è una cosa, uso un termine che mi piace tanto, per sciroccati o
gente che sta lì chissà quasi a meditare, perché questo immaginano, quando, allora, quando noi all'esterno portiamo il programma come programma e diciamo ci ispiriamo alla dottrina sociale della Chiesa, pensano che sia qualcosa di aleatorio, messo lì, qualcosa di vago. La dottrina sociale della Chiesa è estremamente razionale e sono dei documenti bellissimi, pieni di spunti significativi. Per esempio, in tema di immigrazione, al sud per certi aspetti è sentito in modo diverso che rispetto al nord, soprattutto rispetto... Io che arrivo da Torino e poi vi spiegherò bene cosa sta capitando, anche come gestione 5 Stelle sta distruggendo una città e soprattutto sta dando l'opportunità ai musulmani, tanto per dirne una, di avere i mutui per acquistare le case senza interessi, invece noi cittadini italiani che paghiamo le tasse dobbiamo comprare le case pagando gli interessi. Piuttosto che la finanza islamica, piuttosto che l'Appennino ha tolto i buoni scuola alle chiese cattoliche, questo giusto per dare un senso di come pensano di governare una città, cioè distruggendola, e men che mai posso immaginare che possano governare una nazione, perché questa è la linea, musulmani e gay pride. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, che già governa in due città importanti, Torino e Roma, già ha lanciato il segnale di ciò che del tipo di società che intende completamente avaloriale. Infatti loro, la loro campagna elettorale era sul vaffa, noi siamo sui valori. La nostra differenza abissale è che appunto loro sono completamente avaloriali e noi non ci passiamo a tutto. Comunque purtroppo qui nel meridione prenderanno un sacco. Sì, perché qui io sto notando che c'è l'illusione che sia il voto di protesta, sì, invece io arrivo da Torino dove abbiamo già fatto l'esperienza sul campo, quindi purtroppo possiamo dire prenderanno un sacco di voti, ma noi non purtroppo ci preoccupiamo, perché noi il 3% ci interessa per entrare in Parlamento, quindi la maggioranza facendo loro, noi col 3% riusciremo a bloccare oltretutto queste leggi. Adesso hanno presentato in un certo senso i loro candidati, tutti questi cervelloni, cioè ci ripresentano un governo Monti, in parole povere. Sì, un governo delle banche, quella, sì. Sì. Per esempio i 5 Stelle, che sono nati come antisistema, adesso hanno messo in evidenza tutto il valore che hanno comporto, che è quello di essere strumentali al sistema e funzionali al sistema. Certo, cioè perché loro servono al sistema, e anche la visita che fece poi Di Maio anche in... Certo, ma perché loro di suo non sono all'altezza di fare nulla, quindi hanno bisogno di queste figure importanti, no? Particolari, senza rendersi conto che a noi hanno presentato di nuovo un governo Monti che ci ha maciullato. Però io non mi preoccuperei molto di questo, infatti, perché tanto una città come Torino, che ha fatto l'esperienza, Roma anche, e noi almeno due città hanno capito. Se l'Italia ha un po' questa follia di credere, l'Italia che non ha avuto l'esperienza, la follia di credere ancora in questo voto di protesta, sarà poi l'Italia intera l'esperienza, e quindi purtroppo qui da noi escluderanno da soli. Noi ci dobbiamo concentrare, secondo me, enunciare la nostra proposta. Il movimento non è il voto che raccoglierà il popolo e la famiglia, non è un voto, appunto, come diceva Angela, di protesta, ma di proposta, basato sui valori. Tutti i provvedimenti che noi stiamo andando ad illustrare sul nostro programma sono provvedimenti fattibili. Certo. Quindi non si propone niente che non sia concretamente attuabile. Per esempio sul reddito di maternità la copertura finanziaria è stata individuata nell'abolizione dell'UNAR. Ora non so quanti conoscono l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ed è il famoso ufficio da cui partirono i libretti gender, e che finì sotto inchiesta, diciamo, dal servizio delle Iene, perché il presidente dell'UNAR utilizzava i fondi per feste orge che finirono poi pubblicamente, furono denunciate dalle Iene. Cioè dietro molti enti, dietro molte associazioni si celano persone che non portano avanti ciò che dicono di portare attraverso quelle associazioni, ma diventano strumento ideologico. Così come l'UNAR è diventato l'ufficio attraverso cui si tende ad indottrinare, no? E quindi, ripeto, divenne famoso proprio perché da lì
uscirono i libri gender che fecero il giro d'Italia e che in alcune città d'Italia, cosa che giustifica anche nel logo la scritta no gender nelle scuole, crearono dei moti di protesta enormi. Io stessa a Bolzano ebbi in città, abbiamo avuto come ospite una compagnia teatrale che viene da Palermo e girava con quello spettacolo fa fine, quello del ragazzino che sceglieva giorni alterni se essere maschio o essere femmina, con un seguito enorme in diverse città d'Italia e con le scuole che aderivano a questo spettacolo senza nessun filtro, totalmente senza nessun filtro. Cioè, in questo spettacolo, oltre a questo, c'era anche la totale demolizione delle figure genitoriali, perché la mamma e il papà venivano anche, trovatelo su YouTube, perché è interessante proprio da vedere, la mamma e il papà venivano proprio descritti in modo caricaturale e alla fine, quando cercavano di opporsi alla scelta del bambino maschio, che appunto sceglieva alternativamente se vestirsi da maschio o da femmina, non avevano la possibilità di opporsi alla volontà del bambino, cioè l'unica cosa da farsi era accettare la volontà del bambino. Anche a livello pedagogico non vi era alcun messaggio positivo, anche se lo vogliamo leggere al di là del contenuto gender, anche dal punto di vista pedagogico queste figure genitoriali erano totalmente alla merce, annullate, totalmente alla merce del bambino. Nelle città del nord il gender interversa, ormai è talmente tanto dentro le scuole che non si fa anche fatica a sollecitare i genitori stessi, che sono anche assuefatti, a volte anche genitori che sono stati sensibilizzati sul tema, poi alla fine rinunciano, dicono ma sai, poi mi ritrovo solo con la bambina, no, devo isolare solo mio figlio, solo mia figlia, non va bene. Allora capite, e torniamo al discorso di prima, l'unità, il fatto di essere sparpagliati, il fatto di ritrovarsi disgregati, di non fare più corpo, di non essere più comunità, di non avere punti di riferimento, ci rende più fragili. E quella scelta politica che ancora oggi si fa, che è quello di prendere dei candidati del mondo cattolico, appartenenti al mondo cattolico, e di sparpagliarli nei partiti esistenti, partiti che sono totalmente laicisti sui temi etici, ai quali questi temi non interessano se non marginalmente, li renderà privi di efficacia quando si tratterà poi di dover votare contro determinati provvedimenti. Quando Lupi votò a favore della legge sulle unioni civili, Lupi, cattolico, più cattolico di così, eppure ha votato a favore. Quando Renzi disse ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, sempre a proposito dell'approvazione della legge sulle unioni civili, ci vuole qualcuno che gli dica, anche avendo giurato sulla Costituzione tu hai commesso un errore, perché la Costituzione all'articolo 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Quindi se proprio non volevi scomodare il Vangelo, già ti potevi attenere al giuramento che hai fatto sulla Costituzione e quella legge lì non la dovevi approvare. Perché quella legge lì, tra le altre cose, io non so quanti qui lo sanno, stabilisce pure una pesante discriminazione nei confronti delle coppie eterosessuali. Ne parlavo oggi con un'amica a cui non era chiaro questo passaggio. Il titolo 1 riguarda le unioni civili tra coppie, state ben attenti, omosessuali, e stabilisce per loro, quando si registrano, il diritto per esempio alla pensione di reversibilità. Il titolo 2 riguarda le coppie eterosessuali conviventi. Se io e Tizio conviviamo, però non abbiamo diritto alla pensione di reversibilità. Vi faccio una domandina, ma perché secondo voi non lo hanno fatto? Non è difficile, perché Tizio e Caia, se vogliono le tutele di legge, cosa fanno? Si sposano. Fare le unioni civili riconoscendo quei diritti sarebbe stato come creare una specie di duplicato anomalo del matrimonio. Allora, queste cose che sono di diritto spiccio non sono così difficili, semplicemente nessuno ve le dice. Perché parlare di diritto non è una cosa complicata, è semplicissimo, perché il diritto è vita. Ve le rendono difficili o non ve le dicono, così ci infinocchiano tutti alla grande. E per fare passare la legge sulle unioni civili,
proprio perché entravano in contrasto con quell'articolo 29 che tutela la famiglia. Sapete cosa si sono dovuti inventare? Hanno dovuto stabilire che il fondamento costituzionale di quella legge lì è l'articolo 2 della Costituzione, che per farvela breve è il diritto di associarsi. Cioè è come se gli uniti civilmente si ritrovassero in questa sorta di libertà di associazione. E proprio perché è una libertà di associazione non hanno inserito l'obbligo di fedeltà. Visto come tutto torna? Non è una legge ideologica questa qui. Quando Grasso oggi dice che regalerà a tutti l'adozione alle persone omosessuali, non è una legge ideologica questa qui. È una legge giusta. Non dobbiamo fare niente, dobbiamo lasciare che tutto passi. Dobbiamo votare sia come cattolici, sia come laici, tutto, senza dire nulla. E noi crediamo di no. E io penso che ci siano ragioni sufficienti perché voi, dopo stasera, possiate andare dai vostri amici, dai vostri parenti, a dire questo. Quando diciamo che siamo anti-abortisti, non lo diciamo perché è un principio... Diciamo, non lo diciamo solo perché siamo cattolici, ma lo diciamo anche perché, come abbiamo detto all'inizio, ci ricordiamo del fatto che la vita è un bene indisponibile. Non possiamo interferire nella vita di un altro essere umano, che è vita sin dal concepimento, non lo dico io. È un dato di fatto. E allora noi, quando diciamo siamo antiabortisti, cosa diciamo accanto a questo no? Perché... Cosa ci ripetiamo continuamente? Che accanto al no a qualcosa dobbiamo proporre la soluzione, perché se no diventiamo i 5 Stelle, no? No a tutto, poi dopo 2 anni cambiano, prima erano euro, adesso è sì euro, perché poi è interessante anche questo, quando tu dici no a qualcosa, poi appena dentro, cambi opinione. Allora se io dico no aborto, accanto cosa dico? Innanzitutto dico sì alla vita, dico sì alla... istituzionalizzazione dei CAV per esempio all'interno degli ospedali. Non so se qua c'è qualcuno che conosce il centro aiuto alla vita, modello quello di Paolo Abbonzi a Milano, che si trova dentro la clinica Mangiagalli e che è orgogliosamente una nostra candidata nel collegio di... E che però, allora adesso aggiungo un pezzo, io sono stata presidente di un centro aiuto alla vita 9 anni a Torino, lavoro in ospedale direzione sanitaria. Pensavo, ho detto adesso 448 entriamo come cava anche in ospedale da me, proprio sull'esperienza della Mangiagalli. Impossibile. Quindi non c'è questa apertura. Non c'è, perché dal punto di vista culturale l'aborto è un diritto della donna. Punto, non si discute. Non provate a dire una cosa diversa. Oggi su Facebook mi ha taggato un amico non cattolico, il quale mi ha detto che stava discutendo sui motivi per i quali non bisogna votare l'abbonino secondo lui da non cattolico, quindi persona veramente distante dal nostro mondo, e mi ha detto: Giovanna, oggi dicevo non bisogna votare l'abbonino perché è europeista, abortista e schiava dei poteri forti. Mi hanno dato del catto talebano e io sono ateo. E lì chiedeva aiuto a me. Ci rendiamo conto che oltre ad esserci appunto quel brodo culturale lì, per cui se provi soltanto a dire che credi nella vita sin dal concepimento, ti becchi del catto talebano e questo è ateo. Allora questa persona è semplicemente una persona che usa la ragione, è una persona libera che ha ragionato intorno a un fatto banale. Se tu interrompi una gravidanza, stai interrompendo qualcosa che se non fosse intervenuta sarebbe andata avanti, sarebbe nato. Caspita, cioè siamo qui a dire delle robe che sono di un'ovvietà incredibile, eppure è così. Allora, oltre al CAV, Paola Bonzi in 30 anni di attività ha salvato 21.000 bambini. Che poi la vanno a trovare alcuni, è una roba fantastica, la vanno a trovare grandi e dicono: io sono quel bambino che tu hai fatto nascere, mi vengono i brividi, una roba stupenda. Ma non ha salvato, lo sapevo che lei dice che lei è sveglia, non ha salvato solo 21.000 bambini, ha salvato 21.000 donne dalla depressione,
dagli attacchi di panico, perché dai sensi di colpa, perché queste robe qua non ve le dice nessuno, vi dicono che la donna che abortisce, sì, effettivamente è una scelta difficile, però insomma poi la superi, non è vero. Anche perché lo Stato accompagna fino al momento in cui la donna abortisce, dopo la è completamente sola. Poi c'è un'altra cosuccia che vi lancio, perché l'aborto è diventato uno dei temi di cui sto parlando di più, anche se in realtà all'interno del movimento sono quella che se ne è occupata di meno, perché poi succedono queste cose incredibili. Esiste una cosa bellissima che si chiama parto in anonimato, non lo conosce nessuno. Quando ne parlavo l'altro giorno dicevo, ma che è questa? Il parto in anonimato, la donna che non vuole, per mille motivi, perché noi non entriamo a gamba tesa nella vita di nessuno, la donna che non sente per qualche motivo la maternità, non ha accettato per motivi nei quali, ripeto, noi non abbiamo nessun diritto di sindacare, può recarsi in ospedale, partorire in anonimato. Il bambino viene immediatamente affidato ai servizi sociali e successivamente dichiarato in stato di adottabilità. È una mamma che rinuncia ad essere mamma per i motivi più vari, ma che non ha deciso della vita di un essere umano che non gli appartiene, perché i figli non sono nostri. Ma quando mai? Ma quando mai? E allora, sull'aborto, anche quando diciamo e spieghiamo la nostra posizione di antiabortisti, cerchiamo tecnicamente di argomentare. Perché vedete, la cosa più semplice per attaccare un cattolico è dire: io non sono cattolico, quindi a me di quello che stai dicendo della sacralità della vita non me ne frega niente. A me sì, però rispetto te, perché ancora non è arrivato il momento in cui tu incontri la fede, mi auguro che tu ci arrivi, ti offro altri spunti di riflessione, perché attraverso mille spunti di riflessione si può trovare, chissà, anche un modo per interrogarsi su se stessi in modo più profondo. Cerchiamo anche di essere astuti. Il nostro interlocutore, se non è sulla nostra linea, cioè se è un agnostico, se è un ateo, perché li abbiamo, ragazzi, eh? Cioè io nel gruppo a Noto ho una persona che nel gruppo del popolo della famiglia mi sostiene in modo attivo, mi dà una mano enorme, è un agnostico, quindi non è un cattolico, non è praticante, e per me rappresenta in qualche modo l'elemento che mi aiuta a dialogare con tutti e a portare la proposta politica a tutti, perché noi questo dobbiamo fare. Io insisto molto su questo punto, cioè di non essere autoreferenziali. Io odio l'autoreferenzialità, di non essere chiusi nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nei nostri movimenti, nelle nostre realtà. È importante argomentare bene. Noi abbiamo una roba pazzesca, che è la fede, la preghiera, che ci carica a mille, ci spara come i cannoni, perché alcuni di noi, secondo me, in questo momento sono sparati veramente a mille, ed è una cosa bellissima. Quindi a noi deve servire come carburante. Ma siamo un movimento politico, e come movimento politico ci rivolgiamo ad una massa indeterminata di cittadini che hanno il dovere di capire la proposta politica. Sull'immigrazione, tre parole: distinguiamo accoglienza da cittadinanza. Anche qui è tutta ideologia, confondono i termini per confonderci. Una cosa è la cittadinanza, ok? Essere cittadini di uno Stato, un conto è l'accoglienza. Una cosa sono gli ingressi regolari, altra cosa sono gli ingressi irregolari. Una cosa sono i rifugiati politici, altra cosa sono, per esempio, le immigrazioni dovute a ragioni di povertà. Allora, se noi non teniamo distinti gli argomenti e mettiamo tutto dentro, o tiriamo fuori degli slogan modello leghista, ok? Fuori tutti da spariamo sui barconi, si capisce più nulla, non si capisce più nulla. Quella modo di parlare come cattolici cristiani non ci appartiene. Noi non spariamo addosso a nessuno, ok? Non lo diciamo neanche per scherzo, non si dice, basta.
punto, viene la discussione. Allora, la cittadinanza, secondo noi, per esempio lo Ius Soli, non va riconosciuto. Non va riconosciuto per un motivo molto semplice. Abbiamo già una legge che stabilisce che la cittadinanza si ottiene dopo 10 anni di residenza ininterrotta e dopo un percorso che accerti che quella persona si sente cittadino italiano, quindi ha acquisito i dati culturali, ok? E per fare questo ci vuole un percorso lungo, non è una roba che dalla sera alla mattina arriva, d'accordo? Altra cosa è l'accoglienza. L'accoglienza, dice la dottrina sociale della Chiesa, deve essere sostenibile. Semplice. Deve essere sostenibile e deve avvenire nel rispetto delle leggi di chi ti ospita. È un dato di fatto che attualmente c'è un fenomeno incontrollato, e questo è un dato di fatto, non lo possiamo negare. È un dato di fatto che ci sono organizzazioni che ci mangiano, ci sono mafie che organizzano, ben strutturate, ormai ben mescolate tra italiani e stranieri, perché insomma non ci facciamo mancare niente. Quindi prima si deve sgombrare il campo da tutta questa roba qua, perché non ci può essere legalità se non c'è verità. La verità è che in questo momento l'immigrazione è incontrollata e che gli interessi economici dietro l'immigrazione sono fortissimi. Di fronte a questo quadro non possiamo dire accogliamo tutti, perché sarebbe come dire accogliamo nell'illegalità, perché adesso siamo in una condizione di illegalità. E se qualcuno si fa un giro in alcune città del nord, soprattutto quelle più grandi e quelle che hanno assorbito un numero alto di immigrati, vedrà delle situazioni ai limiti dello scontro sociale. Allora, in tutta onestà dobbiamo dire che lo scontro sociale, che non bisogna arrivare alla guerra tra poveri, quindi bisogna in qualche modo intervenire per fermare ciò che è fuori controllo. Anche la nostra posizione, quindi il tema di immigrazione, è, io credo, nel rispetto di ciò che dice la dottrina sociale della Chiesa, orientata alla ragionevolezza e al rispetto dell'essere umano. Il rispetto dell'essere umano non è solo il rispetto del migrante che arriva, attenzione, è anche il rispetto di chi accoglie. Il rispetto dell'essere umano è nel segno della reciprocità. Ci sono culture nelle quali alcune pratiche che per noi sono un reato sono normali. Allora è ovvio che bisogna a un certo punto conoscere e scegliere e selezionare. Senza, attenzione, strumentalizzazioni, non siamo quelli che accade il fatto di cronaca, ci attacchiamo sul fatto di cronaca per tirare voti da una parte o dall'altra, ma con estrema razionalità e lucidità dobbiamo ammettere che certe popolazioni, in certe popolazioni ci sono pratiche che sono considerate reato, attenzione, e quindi su questo ci dobbiamo interrogare. Presso alcune culture il ruolo della donna è fortemente penalizzato, e anche su questo ci dobbiamo interrogare, e credo che ci dobbiamo interrogare anche alla svelta. Perché questo? Perché noi abbiamo radici cristiane, e di queste radici cristiane dobbiamo andare fieri. Non c'è da vergognarsi, perché cioè, il cattolico oggi vive in una condizione quasi di vergogna il proprio essere cattolico. Non va bene. Cioè esiste una cultura millenaria. Noi passeggiamo per le nostre città e questa cultura la incontriamo ad ogni passo, nell'arte, nella letteratura. È la nostra cultura. Anche se non fossimo credenti nella nostra cultura. E di questo ci dobbiamo riappropriare. E non dobbiamo permettere che altri sostituiscano la loro cultura alla nostra cultura. Perché è un crimine verso noi stessi e verso i nostri figli. Perché li priviamo di un patrimonio che appartiene loro. Non credo di dire niente che possa essere vagamente ascritto a razzismo o altro, credo di dire delle cose estremamente anche semplici. Questo non è razzismo. Condivisibili, su cui dovremmo seriamente interrogarci. Scusa, dimmi. Allora, no, perché poi devo andare purtroppo alla. Ma io ti conosco. Sì, ci conosciamo, siamo amici. E Demis. Ah, sì, ciao! Prima di stare, non l'avevi preso.
no, praticamente ora devo andare all'annuncio a saluto, abbiamo l'annuncio di saluto alle 8. Sì. Ti voglio fare questa domanda, allora penso che sia la domanda di tanti cattolici. Dimmi. Naturalmente chiunque dovrebbe poter, perché io sono un cattolico maturo, praticamente, cioè voglio dire, ognuno sa quelli sono i valori, vorrebbe veramente vedere la Chiesa all'interno proprio di un discorso di politica. Però ecco, nel caso della politica, appunto, tutto fatto del 3%, e tu sai benissimo che Gandolfini ci ha pensato se stare con Amato, con insomma con i vostri, praticamente io mi chiedo, ma il famoso voto che può essere un voto perso, ammettiamo, come lo vedi tu da questo punto di vista? Perché può anche essere, c'è questo rischio, se si perde il voto, è vero che tu dici la lei, perché poi alla fine, parliamoci, lasciando perdere i partiti lontani da un discorso di Chiesa Cattolica, che sono dai cristiani in genere, sì, insomma, sono il partito dei 5 Stelle e PD, perché un cattolico capisce, insomma, quelli sono lontani. Però Fratelli d'Italia e Lega, per certi versi, possono avvicinare. Lega. Sicuramente ci sono delle cose che mancano, vabbè, Lega ora l'ultima, sì, però siccome tu sai benissimo che tutti quelli che sono stati i promotori del Family Day, l'avvocato Cerelli è andato alla, altri anche sono andati alla Lega, ma perché? Perché comunque la Lega ha difeso molto la famiglia anche in tante situazioni. Vabbè, c'è stato, vabbè, magari non è stato, ora ti voglio dire, no, ma perché questo te lo dico? Non perché io sono più per il popolo, però io dico. Ma se in effetti, perché se Gandolfini, che è una mente, e non puoi dire di no, come tante altre persone, no, mente da cattolico, che sa qual è il bene, perché comunque Gandolfini è stato quello che è stato in primis con il promotore di tutti, aspetta. La coerenza. Ecco, infatti, aspetta. Gandolfini come gli altri che si sono schierati, quali confrere dell'Italia. Penso se la sono pensata, addirittura secondo me non si vogliono neanche schierare, perché se c'era già qualcuno valido in politica non si sarebbero schierati, perché da cattolici a volte non serve, perché puoi anche pregare. Però nello stesso tempo lo si deve fare nel caso in cui, estremo in cui ci troviamo, perché veramente siamo arrivati a dire che una cosa elementare, cioè voglio dire, non è più verità. Però per dirti, ecco, tu come la pensi? Perché ti sei interrogata tu, no? Metti che tu non raggiungi il 3%, tu come partito. E non è un voto perso, perché tu ti immedesimi in una situazione, anche perché tu lo fai per servizio come tutti noi, no? Perché lo facciamo proprio per il bene, perché per amore, insomma, allora, nella Chiesa, ecco. Sul discorso del voto perso e del voto utile. Perché poi questi partiti comunque, scusa, la Lega, ma non è per amore della Chiesa, è per amore di quei principi. Quella è della Chiesa, quei ma principi, non sono principi cattolici, non certo. Io lo allora, spiego, attenzione sul discorso del voto utile, perché lo abbiamo affrontato diverse volte questa questione del voto utile. Allora, il voto dato ai cattolici che si stanno in questo momento già schierando, o si sono schierati, o si schiereranno, o si sono già candidati in altri movimenti, quello è voto inutile. Non devo spiegare, no, permettimi, però no, io parlo sempre di un momento un po' valido, scusate, fatemi finire solo questo concetto. Allora, il popolo della famiglia è nato 2 anni fa, ok? Alle amministrative ha già dato prova di esistere. Con la raccolta delle firme ha dimostrato di essere radicato in tutta Italia, perché le firme sono state raccolte in tutte le regioni d'Italia. Che cos'è il voto utile rispetto al futuro del popolo e della famiglia? Certo, potremmo arrivare al 2.9%. E quindi? Cioè, no, attenzione, allora, ma mi scusi un attimo, ma lei, no, ma io vorrei, però io vorrei. Allora, noi non prendiamo, scusa, noi non prendiamo di certo i voti di chi vuole votare PD piuttosto che 5 Stelle, noi non stiamo andando a togliere niente a nessuno, ma andremo a prendere quei voti di quel 51% di persone che comunque non voterebbero perché non si riconoscono in nulla di quello che attualmente c'è.
Quindi il motto utile, ma nessuno si riconosce in nulla di quello che c'è, però c'è anche però, da dire una cosa, bisogna allora, guardare. Ma scusa, questo tanto tornando a dato finisco, hanno caricato il pillolo, scusa, hanno caricato il pillolo. Però io vorrei anche che fosse no, allora vorrei che fosse chiaro però l'attuale, perché forse non a tutti è chiaro i cattolici. E di cui parli tu, perché dobbiamo però dire anche come sono schierati, cioè possiamo tranquillamente fare nomi e cognomi perché gli schieramenti sono ormai pubblici. Allora, in questo momento la Lega Nord nel collegio di Brescia ha schierato Simone Pillon, che era uno dei che fa parte ancora del comitato Difendiamo i nostri figli. Non entro nel merito dell'opportunità e della ormai anche secondo me è venuto meno lo scopo dello stesso comitato. Il comitato è diventato una fucina di candidati da sparpagliare nei partiti. Secondo me già questo ha fatto venire meno lo scopo anche stesso del comitato. Il comitato era il comitato per il femminile, non era un comitato per formare dei politici poi da sparpagliare. Questo te lo dico a livello proprio di vabbè, su questo la Martina ha fatto chiarito il motivo. Vabbè. Però noi abbiamo, scusatemi, abbiamo Simone Pillon che è candidato quarto sotto la Buongiorno che è capolista. L'avvocato questo però mi ha detto, perché a proposito di voto utile, voglio che il signore lì in fondo mi ascolti bene. L'avvocato Pillon è candidato quarto nel collegio di Brescia, dove è capolista l'avvocato Buongiorno. L'avvocato Buongiorno, se lei mette su Google, trova avvocato Buongiorno, legge omofobia, è una delle promotrici della legge sull'omofobia, cioè l'avvocato Pillon si sta candidando facendo eleggere una che lo metterà in galera, perché l'avvocato Pillon ha già un procedimento per omofobia. No, e lo specchio per l'allora. No, però scusatemi, allora secondo scusatemi. Voglio capire, però scusatemi. Fammi solo capire il concetto. Quel voto, non ci sovrapponiamo, quel voto dato, secondo lei è utile ai cattolici? Cioè quello è un voto utile? No, ai cattolici, a un gruppo che vuole governare. Ma lei perché? Allora, scusate un attimo, il voto di destra e il voto di sinistra è completamente intercambiabile. Allora, sul discorso Manolo, sul discorso stare attenti a non perdere una situazione. No, allora, non si perde nessuna situazione e ti spiego perché, posso darti del tu. No, ma il Gandolfino ha detto, va bene, lui stesso ha detto... ha consigliato i cattolici o popolo della famiglia o questi partiti, cioè l'ha detto, non è che però perché siamo indietro, no, ma coraggiosi dovrebbe che vuol dire prudenza, perché poi rispondere se non sale quel partito si perdono e non possono salire, allora non è che ci siamo, ci devi provare, per quanto riguarda il discorso valori. Chi vota destra pensando che vengono tutelati i valori di cui abbiamo accennato prima, vita, famiglia e dall'ideologia di genere, sbaglia. Perché? Perché la sinistra ha proposto queste leggi, ma sono passate grazie ai voti della destra. Quindi il voto utile non esiste, anche perché con il metodo, con il Rosatellum attuale, nessuno avrà la governabilità, nemmeno se raggiunge il 45%. Anche, no, scusami, però se ci puoi rispondere, allora, nemmeno col 45% con il Rosatellum ci sarà la governabilità. Quindi sono anche nelle coalizioni, non sono un gruppo di partiti che uniti si completano, ma sono uno contro l'altro, non c'è né il programma e nemmeno il leader, che, quindi stiamo parlando di fuga, no, però, come sempre. Si sono un po' svegliati su tanti fronti e qualcosa hanno cambiato. Allora, scusate, il voto al popolo della famiglia è un voto di rottura. Perché comunque sono 40 anni che ci sono queste dinamiche, con i cattolici in Parlamento spalmati su tutti i partiti, 100, cioè, ora ci 100, sono i cattolici più scusami, forti, no, scusami, ce n'erano 100 di cattolici in Parlamento quando, mi sentite? Allora, in Parlamento c'erano
400 cattolici spalmati nei vari partiti che potevano fermare le DAT, i DDL Cina e il divorzio breve. Non l'hanno fatto. Questa, signori, è la vecchia legislatura. La nuova legislatura, mi sentite se parlo perché state sì, no. La vecchia legislatura con i cattolici in Parlamento, spalmati nei vari partiti che hanno fallito, hanno fatto passare divorzio breve, unioni civili e DAT. Le DAT sono il preludio dell'eutanasia. Scorsa legislatura. La prossima legislatura farà sì che passerà matrimonio egualitario, adozioni gay, utero in affitto, droghe libere. La Lega con la Buongiorno farà, come ha detto lei, la legalizzazione della prostituzione. Aboliranno per chi lavora in ospedale l'obiezione di coscienza. Se non entra il popolo della famiglia. Ma voi scusate, tutti, anche 5 Stelle, scusa un attimo. E loro stanno già alla maglia arancia. Oggi è il fatto. Allora, scusa un attimo, voglio finire. Anche il Movimento 5 Stelle ci ha messo 7 anni per entrare in Parlamento. Noi dopo 2 anni siamo già candidabili e possiamo entrare. Se non ci votano, se non votavano i 5 Stelle non erano in Parlamento. Siamo qui, siamo votabili, il 51% delle persone, non voglio toccare gli altri partiti perché non mi interessa nemmeno, perché noi siamo un movimento di proposta, ma di 5 Stelle ne stanno passando tanti nel movimento, nel popolo della famiglia, perché tanti hanno capito il nulla valoriale che c'è. Ma quel 51%, ripeto, noi non andiamo a togliere niente a nessuno, quel 51% di persone che non si riconoscono in questo nuovo modo di fare politica, ma per il bene dei nostri figli, perché altrimenti noi consegneremo ai nostri figli macerie, allora se siamo padri e madri di buona coscienza, ecco, il voto utile è quello della nostra coscienza, è quello di permettere a un movimento che è nato oggi per entrare in Parlamento a fermare queste leggi, a poterlo fare. Allora, scusatemi, il voto utile, la questione del voto utile è stata affrontata in diverse occasioni. Allora, se il signore in fondo ritiene in tutta coscienza che le sue istanze come cittadino e come cattolico, non lo so, sono soddisfatte dai partiti esistenti, io lo invito a votare i partiti esistenti che si sono così espressi a favore del DAT, dichiarazione anticipata di testamento. Forse sarà di trattamento, forse sarà utile che voi sappiate che Fratelli d'Italia, all'interno del movimento di Fratelli d'Italia, una persona ha votato a favore, 4 contrari e a 6 non gliene fregava niente, non c'erano in Parlamento, ok? Ma non solo, le scusatemi, Salvini hanno votato contro 6 persone, 13 non gliene fregava niente, non erano presenti. Berlusconi, 3 astenuti, 3 favorevoli, 12 contrari, 33 assenti. Cioè, forse con i numeri cominciamo a capire meglio. Cioè, se ritenete che queste persone vi rappresentino, sono io a dirvi, votateli in coscienza. Ma non solo. Attenzione! Quelli assenti, non sarebbe cambiato niente. Allora, io sono d'accordo con lei, scusi, signora, mi scusi, non stiamo ragionando sull'incidenza dell'assenza, sul passaggio. Ma ci sta, noi dobbiamo parlare dei cattolici. Ma io la sto invitando. Venduti, allora, ma hai visto come sono finite? Allora, Zin, Alfano. Ma perché capita questo? Posso rispondere? Perché capita questo? Perché sono quei cattolici spalmati sui partiti, non hanno la forza. E quello che stiamo dicendo all'inizio, un movimento politico che nasce, però se ci fa rispondere, ora prendi, scusi, rispondiamo un attimo, però faccia rispondere. Un movimento politico che nasce compatto e unito, piuttosto che le unioni civili, queste sarebbero leggi che non sarebbero passate, perché bastano 20 parlamentari per fermarle. Un movimento politico completamente compatto sui valori, come è l'unico al momento nell'ambito politico nazionale, come è il popolo della famiglia, sarà con quel 3%, entrare
se non ha il 3% avrà espresso. Ma secondo me il problema è che se voi prendete il 3%, me lo auguro, no, veramente. Eventuali alleanze, perché poi ovviamente c'è da guardarsi intorno a vedere qualcosa. Un attimo, un dubbio con no, te. Però per cortesia, fate fare la domanda. Perché abbiamo parlato sull'eventuale esclusione, che secondo me in effetti io voterei, cioè io mi riconosco nella vostra idea, nella nostra idea, ho anche 5 figli, ho sposato l'idea anche della famiglia numerosa perché ci credo, ci vivo, ci sto bene, ho le mie radici di fede, però vedo anche una cosa, il mio voto non sarebbe perso se non si raggiunge il 3%, ma se si raggiunge, come sono rappresentato, perché ci saranno delle alleanze da fare. Allora, l'indicazione che noi abbiamo in questo momento, siccome il provvedimento che per noi è fondamentale, lo dicevo all'inizio, è il reddito di maternità, cioè si gioca tutto intorno alla possibilità che noi abbiamo di dare concretezza ad almeno uno dei nostri provvedimenti che è il nostro cavallo di battaglia. Quello che Maria Rinolfi, per chi lo segue nelle dirette, dice sempre è che il primo provvedimento che noi chiederemmo a chi volesse una possibile eventuale alleanza con noi è l'approvazione del reddito di maternità. Se questo non dovesse essere, cioè se questa nostra proposta non dovesse passare neanche nella misura minima che è un reddito di maternità assicurato per i primi 3 anni di vita del bambino, cioè tutta la fase prescolare, no? Poi il precedente all'ingresso della scuola materna, noi non daremmo il nostro eventuale appoggio a nessun tipo di governo. Quello che io però ci tengo a dire ma è se che questa proposta potrebbe essere barattato con la sinistra, allora non esiste un baratto. Perché, noi siamo stati abituati a vedere questi giochi di potere in Parlamento. Per sgombrare il campo dirò qualcosa che forse farà contento il Signore. È ovvio che la nostra collocazione naturale tende verso il centrodestra, ma a me sembra talmente ovvio che non mi sembrava il caso di dirlo, però visto che qualcuno forse ci vuole collocare a sinistra giusto per creare un pochino di confusione, allora avete di fronte una persona che non ha mai votato a sinistra, ok? Sono due. Quindi, ora, al di là del fatto destro-sinistra, perché il nostro presidente, come sapete, è stato uno dei fondatori del PD, per cui in che cosa ci riconosciamo? Cioè, io parlo a lei perché io ho la grazia, Signore ti ringrazio, di avere sempre qualcuno dove vado a parlare che si alza. Amica Volmette, siamo in diretta, mi conoscono. Allora, le dico in tutta sincerità, lo dicevo anche a Maria Rinolfi l'altra volta scherzosamente, com'è possibile che uno di estrazione di sinistra e una di estrazione di destra si siano ritrovati al centro? Intorno ai valori cristiani ci siamo trovati, caro Signore, perché se non ci fossero stati i valori cristiani e la fede, io e Maria Rinolfi, come io e tanti altri, non ci saremmo mai seduti allo stesso tavolo. E allora, attenzione, perché vi voglio qual è la riflessione che voglio, su cui vi voglio portare? La nostra, diciamo, per tradizione la destra, quando era veramente destra, Demi, però me la devi passare, ma per questo tu la chiami destra? No, perché, ascolta un attimo, allora, possiamo anche aprire, non è casa mia la destra, quindi non me ne frega niente, ma questa non è mica destra, però una volta questi valori facevano parte del patrimonio della destra, una volta. Questa destra di oggi è una destra liberista, laicista. Ma anche perché non c'è una presa di posizione forte sui temi né sociali né familiari. Ma anche perché non c'è una posizione forte. In questo movimento lei sa cosa trova? Trova un gruppo di un manipolo di persone, perché siamo un manipolo di persone. Che non siamo solo forti sui temi etici, ma tra di noi c'è un collante che va al di là della
della politica. E questo, se voi non capite questo, se a voi non arriva questo, non avete capito cos'è il popolo della famiglia. E allora a questo punto sono io ad invitarla a votare Fratelli d'Italia. No, ma poi bisogna capire anche un'altra cosa. Scusatemi, fatemi solo finire questo pensiero un attimo. Allora, bisogna anche capire molto bene che destra e sinistra non esistono più. C'è alto basso, c'è popolo casta, prima cosa. Seconda cosa vorrei rispondere, come si chiama lei di nome? Francesco. A Francesco. Ha fatto una domanda intelligente, perché chi dice... Chi può dire al popolo italiano con certezza, una volta che entrate in Parlamento, poi non tradite anche voi, come abbiamo visto 50 anni di storia italiana ce lo hanno ben fatto vedere? La risposta è semplice. Se avessimo voluto, se noi penseremmo anche lontanamente quella cosa, sarebbe ora il momento per farlo, perché quello sarebbe la possibilità per entrare in Parlamento. Ma nessuno di noi, compresi i nostri capi, perché il pesce puzza dalla testa quando puzza, in questo caso no, sarebbe ora il momento di fare queste alleanze per poter entrare in Parlamento. Quindi non facendolo ora, rimanendo ora, con il rischio, ma non penso che capiterà, con il rischio di non superare il 3%, ma io penso che lo supereremo, a maggior ragione una volta che siamo lì, manteniamo assolutamente fede, ma perché noi siamo uomini, mariti, mogli, uomini e donne di buona volontà, nati dal basso, che sulla nostra pelle stiamo dicendo no per il bene dei nostri figli, prima ancora che per il nostro interesse. Perché poi, come dico sempre io nelle mie dirette, io faccio anche delle dirette che si intitolano Il tempo della regina della pace l'anno scorso, adesso alla luce della vostra, io, Angela Ciconte, e anche l'Arminio la conosco bene, quella sedia lì che è in Parlamento, seduta da quei politicanti che vanno contro i valori umani, sono sedie elettriche. Io non mi ci voglio sedere su una sedia elettrica, perché io ci tengo prima di tutto alla mia coscienza e alla mia vita. E così tutti gli attivisti del popolo e della famiglia siamo nati con la volontà di fermare questo scempio. E se siamo qui, che come ha detto la Giovanna, ci stiamo rimettendo tempo, soldi, lavoro, io non sto manco più andando a lavorare, ma perché crediamo in questa causa? Perché, come diceva prima la signora, il vero voto utile è quello della nostra coscienza. Siamo qui a cercare di arginare, siamo tutti, e lo sappiamo tutti perché siamo tutti in questa Italia, sull'orlo di un burrone. Manca quel soffio. Se in questa legislatura noi non entriamo in Parlamento, passeranno tutte queste leggi che andranno a distruggere definitivamente l'Italia. Siamo già al giro di boa che non potremo più tornare indietro. E quindi, se ci date la fiducia, ci aiutate e non vi tradiremo, ovviamente. Io volevo dire una cosa. Bravo. Bisognava entrare in politica, cioè in maniera organizzata, però lui l'ha fatto, è una grande persona, ha grande stima dai cattolici, però lui comunque sta facendo politica in maniera indiretta, perché quando lui si pronuncia dicendo chi vota il popolo della famiglia è giusto che i cattolici lo facciano, però è un voto perso, lui sta facendo politica. A proposito, fate finire prima. Poi voglio dire, il fatto che queste persone, più donne e altri, si candidano alla Lega è proprio quello che diceva prima lei, cioè il fatto che questi vogliono arrivare al governo, al Parlamento, e che ci arriveranno, se sono candidati, raggiungono il 3% lo fanno. Il discorso del 3% è un rischio, è vero, perché sarà non difficile, difficilissimo, quindi se riuscirà il popolo della famiglia a superare il 3% vuol dire che è la volta giusta. Io voglio dire, tutte le leggi che riguardano eutanasia, aborto, eccetera, le ha proposte in Parlamento un partito che si chiama il Partito dei Radicali, che non ha mai raggiunto forse il 5-4%. Come fa un piccolo partito a dominare la sfera politica? Volevo finire e poi faccio questa domanda. Non è il caso vostro, se no magari... Voglio arrivare là. Come lo fa a governare? Il discorso è questo, il segretario l'ha detto più volte, è questo: se il popolo della famiglia arriva in Parlamento e ha 15
15 persone del popolo e della famiglia che realmente fanno quello che si sta dicendo adesso, il popolo e la famiglia sarà la maggioranza del centrodestra, che è lo schieramento dove infatti, sicuramente sì. Cioè significa che se proprio la famiglia dice io non voto questo che riguarda l'Europa, io non voto questo che riguarda non so il lavoro eccetera, perché mi devi fare la legge sulla famiglia, il governo cade. Quindi il popolo e la famiglia, se dovesse riuscire a raggiungere il 3%, diventa la minoranza, come disse il segretario, che condiziona il governo, farà come disse il segretario, il radicale allo contrario. Se noi votiamo anche perdiamo in partenza, perché ci si preoccupa di ma quello se voto la Lega io ho già perso da quanto certo. Perché ma ti dico anche un'altra cosa, hai smesso di combattere se vuole, volevo dire hai però qualcosa tipo di battaglia sì, ma non è che allora pure quando c'è stata la Costituzione si è formata l'Italia andava bene e dei partiti hanno trovato dei punti d'accordo, promesso, tutto andava, certo. Sì, però voglio dire andava tutto bene. Ma i cattolici erano rappresentati, attenzione te. Sì, ma tutti erano i cattolici erano rappresentati. Oggi tu puoi in coscienza dire che i cattolici sono rappresentati in Parlamento? No, scusate, vorrei dire una cosa sola, ma che stiamo parlando? Perché parliamo del vecchio e non parliamo del nuovo? Stiamo parlando della nuova formazione. Il futuro e la famiglia. Ma solo al momento. No, chiedami. Il popolo della famiglia, quello del Family Day, è fatto di... È superato. Scusate, posso dire una cosa a Demis? Demis, scusa, tu che hai parlato di Simone Pillon, io sono stata per anni amica su Dato. Lui ha scritto su Facebook per le DAT che lui, se gli succedeva qualcosa e lo facevano morire di fame e di sete, avrebbe fatto una causa che li lascerebbe in mutande. Io scherzando gli ho detto ti voglio come avvocato perché anch'io non voglio mangiare, non voglio né morire di fame. E poi invece si è candidato con la Lega. Tu mi dici che è un cattolico super, ma non è un cattolico super Simone Pillone. Perché se lui scrive una cosa che non vuole morire di fame e di sete e poi si associa con la Lega. Allora, ascoltate un attimo, noi stiamo dicendo delle cose per darvi degli strumenti in mano per decidere. Quindi adesso basta, continuiamo con l'informazione. L'informazione è questa, partiamo dalle DAT. Cosa sono le DAT? Disposizioni anticipate di trattamento. Ora, come vi sono state proposte? Dicendo con il precedente di Luana Englaro, perché tutte queste leggi passano con i precedenti, proprio metodo radicale. Però nessuno vi dice che morire per autorizzando le DAT si muore di fame e di sete. Vi dicono potete scegliere di morire, di farvi uccidere per evitare il dolore, ma non vi dicono che la morte per disidratazione è la più dolorosa in assoluto. Addirittura in sedazione profonda è una morte atroce. E nei documenti che attestano il calvario di Aluana Englaro è tutto ben descritto. Quindi dobbiamo veramente diffidare da chi ci ha tradito sempre. 40 anni di tradimenti non dovrebbe nemmeno suonarci per la ticamera del cervello, perché se tutti mettessimo a fuoco quello che è successo in questi 40 anni, ma nessuno voterebbe, né destra, né sinistra, né Movimento 5 Stelle, ci sarebbe veramente solo da votare il popolo della famiglia. Noi non ci preoccupiamo di non superare il 3%, perché come ha detto prima il signore lì, i radicali con l'1 e qualcosa per cento hanno cambiato una società intera, perché le leggi fanno costume, quindi queste nuove leggi noi dobbiamo fermarle prima che diventino quel costume, che cancellino dalla mente dei nostri figli quello che noi abbiamo imparato sulla nostra esperienza. A loro mancherà l'esperienza che noi abbiamo. Dobbiamo evitare che i nostri figli vengano educati. Io arrivo da Torino, a Torino l'Appennino. L'Appennino a ottobre ha fatto con il suo assessore alle famiglie, perché noi non abbiamo più i moduli a Torino con genitore, mamma, papà. Abbiamo genitore 1, genitore 2. Sono avanti. Noi abbiamo l'assessore Marco Giusta, assessore alle famiglie, che a parte tutti i gay pride dove l'Appennino è in prima fila e non viene mai ad una processione cattolica, manco è venuta al funerale di Franco, la prima coppia omo che ha unito lei.
Allora, l'Appennino, la giunta Appennino a ottobre a Torino ha firmato un protocollo con l'ufficio scolastico regionale di tutto il Piemonte, dove ha autorizzato l'Arcigay di Torino di entrare in ogni ordine e grado di scuola in tutto il Piemonte per i prossimi 3 anni. Di fatto noi abbiamo l'Arcigay di Torino che andrà a formare i nostri docenti e i nostri allievi. Il Piemonte è solo il capostipite di quello che capiterà in tutta Italia. Se voi volete, voi no, perché il signore per paura di non dare il 3%, no, se tu per paura di non dare il 3% al popolo e alla famiglia, accetti questo? Io siccome da credente, da cattolico, poi io credo anche in una conversione magari. Dove voglio arrivare io? No, allora aspetta. Cioè, ti intuisci troppo greco, se pensi che possiamo arrivare addirittura a commettere un fattore. Però aspetta, bisogna essere anche, in base a come stanno andando le cose, Salvini ha cambiato, da Lega Nord ha fatto Lega, è stato un gioco, può anche essere che sia un... Non rendersi conto anche lui faccio. Posso? Sempre legato sempre a quel 3%, ma sempre legato al 3%. Perché si gioca tutto sul 3%, non è che è tiriamo un attimino le linee del discorso. Anche perché questa credo che sia la diretta Facebook più vivace d'Italia, non avevo dubbi, credo che su Facebook si stanno massacrando le cose, però non ci vedo da Facebook di non sovrapporre le voci. Allora un attimo di silenzio. Siccome vedo che diversi stavano leggendo le dichiarazioni della Buongiorno, io molto sinteticamente mi permetto di dissentire da Demis su una cosa che hai detto a proposito della Lega Nord. Sorvolo sul fatto che noi siamo capaci di convertire qualcuno. Signore, ci dovete convertire parlamentari? Sì, però scusa, no, però fatemi un attimo. Però voglio solo dire questo, Gioia. Allora, mentre aspettiamo che si converta qualcuno, non dimentichiamo che magari quelle leggi lì arrivano suggerite da qualcuno che 2000 anni fa ha suggerito a una donna di mangiare la mela, Quindi stiamo anche attenti. Allora, sul discorso Lega Nord, per me rimane Lega Nord, ho vissuto 15 anni al Nord, 10 anni a Gallarate, provincia di Varese, culla della Lega Nord, la Lega è Nord, Demi. Chi ha vissuto al Nord lo sa benissimo, è un movimento identitario ed è vergognoso, lo dico con tutta la stima che ho per il collega e amico Giancarlo Cerrelli che ha fatto a Bolzano un convegno sul gender invitato da me all'Istituto Marcelline, dove è frequentato dai miei figli, quindi parlo del collega e amico che io ho invitato a tenere un meraviglioso convegno sul gender. Io credo, da calabrese che ha vissuto 10 anni a Gallarate e 5 anni a Bolzano, che un movimento identitario come la Lega non possa ragionevolmente rappresentare il Sud in modo credibile. E di questo sono convinto. Ma ne sono convinta. Ma le faccio ridere perché un leghista che era leghista, me lo sono pure sposato, che è mio marito, se ne sta andando. Siccome so come ragionano, facciamo ridere un po', perché allora è un movimento territoriale, cioè quando io ho scoperto che mio marito aveva la camicia verde e l'aveva chiusa nell'armadio e non gliela poteva mettere in candeggina, e allora l'ho trovata e gli ho detto scusa, ma è tua questa qua? Dice no, me l'hanno regalata. Non era vero. Allora in quei territori ha un senso. È un movimento nato per difendere il Nord, non c'è niente di male, si chiamava Lega Lombarda, poi è diventata Lega Nord, adesso gli ha tolto il Nord, la chiama Lega per sbarcare al Sud, ridicoli, e infatti ti sta candidando questa signora, che è un avvocato che io manco se nasco 20 volte arriverò ai suoi livelli, perché il quoziente intellettivo è uno di essere consapevole dei propri limiti. Questa signora, ne abbiamo parlato ieri, è capolista della Lega, lei entrerà sicuro in Parlamento, signori, Lei è già in Parlamento, è matematica questa. Non ci entrerà dichiara, è a favore.
parlare del DDL Scalfarotto, ve l'ho detto, cioè Pinon è nella lista di una che vuole mandare in guerra. A me scappa per ridere su sta cosa. Ai tempi del referendum della legge 40 si pronunciò a favore dell'abrogazione. È in duetto con Emma Bonino a Radio Radicale, eternamente single, a 44 anni ha deciso di fare un figlio, pare attraverso la fecondazione artificiale. Il padre anonimo ha dichiarato, ho sempre desiderato tornare a casa e sentire solo il rumore dei miei passi. È questa la famiglia che ho voluto. Ha festeggiato l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili omosessuali. Se un cattolico si sente rappresentato e ritiene che il voto dato a questa signora sia utile, io dico votatela, votatela, ma non venite a dire a me che il popolo della famiglia non può ragionevolmente rappresentare i cattolici, perché non lo accetto. Cioè, se volete votare lei, votatela, no. Ma non stiamo a discutere del voto utile, allora, che tu dai a me movimento, e sai perché? Perché tu, se credi che questi principi non negoziabili vanno tutelati, mi dai fiducia, non hai paura, combatti, se hai paura di fare il salto, vota lei, tanto noi andiamo avanti lo stesso, non ci ammazzano, eh.